Buongiorno a tutti cari amici e cari amiche, ben ritrovati sul mio canale. Come potrete immaginare dalla location, oggi parliamo di vita alle Canarie, tutta la verità, nient'altro che la verità. Questa oramai è diventata un po' una rubrica, una sorta di appuntamento fisso che vi ho promesso, che avrei continuato a fare, che faccio con piacere. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati con la polemica che si era un pochettino innescata, un signore che in un gruppo Facebook ha detto un pochettino come stanno veramente le cose ultimamente qua sull'isola. È stato attaccato, sbranato quando ha detto che qui gli affitti si sono triplicati, che il costo della vita è raddoppiato. I soliti truffaldini, no, non è vero, non è vero, venite, venite, e poi in realtà lui è qua da 25 anni, quindi ne sa qualcosina in più di chi parla a vanvera. E io concordo in tutto quello che ha scritto. Oggi invece volevo parlarvi di un'altra cosa altrettanto interessante, quantomeno lo spero. Come vi avevo promesso, volevo entrare un pochettino più nello specifico per quanto riguarda, mi aiuterò con degli appuntini che mi sono scritta e che ho trovato su un blog molto interessante, si chiama travel.it, e ho controllato effettivamente se era tutto vero, perché sapete che qua poi ognuno dice la sua, ne scrivono di cavolate, invece tutto corretto, quindi ecco, posso darvi informazioni precise e dettagliate. Quindi vivere alle Canarie, costi, come trasferirsi, pro e contro e documentazione necessaria. Quindi se siete incuriositi, rimanete incuriosite, incuriositi in generale, rimanete con me fino alla fine del video. Allora, la prima sezione di questo blog riguarda questa pagina web, diciamo, riguarda il costo della vita, ma di questo io ve ne ho già ampiamente parlato nei blog precedenti, quindi io vi invito a guardare le puntate scorse, anche perché probabilmente non è molto aggiornato, perché qui scrive che internet e la fibra ottica sono 40 euro al mese, no, perché 40 euro pagavo io già 7 anni fa una semplice ADSL, benzina 1 euro al litro, no, perché siamo 1,4-1,5, vabbè, pacchetto di sigarette non lo so perché non fumo, appartamenti scrive che vanno dai 550 agli 800, no, in realtà andiamo dagli 800 in su, quindi non è aggiornatissimo, però per quanto riguarda la sezione documenti necessari e altre informazioni io ho controllato e vi posso garantire che è tutto corretto. Quindi partiamo subito da trasferirsi alle Canarie i documenti necessari, ve ne leggo una parte come al solito e poi vi commento. Allora, per entrare alle Canarie, vabbè, quando venite in vacanza, ma anche per venire a vivere, è necessario solo il documento di identità valido per l'espatrio. Quindi siamo nella comunità europea, perciò o carta d'identità o passaporto. Io per esempio il passaporto non ce l'ho, non l'ho mai avuto, non devo fare nessun visto come quando per esempio andavo in Egitto, io non avendo il passaporto devo farmi fare il visto prima di entrare e pagare, invece qua no. Potete venire tranquillamente con la semplice carta d'identità, sia in vacanza che per vivere. Nessuno mi ha mai chiesto passaporto, anche perché siamo nella comunità europea. Poi, quando venite qua e volete trasferirvi, dopo i 3 mesi di permanenza sull'isola, dovete fare la richiesta del NIE, quindi numero di identificazione di stranieri. È una sorta di carta d'identità che abbiamo noi in Italia, ma non è nient'altro che una specie di codice fiscale, un numero di riconoscimento che quando verrete a vivere qua, non per chi è in vacanza, avrete a vita. Questo numero vi identifica. Questo qua si va chiesto in polizia. E qui ci ragazzi ultimamente, io ve l'ho già detto in un precedente vlog, la polizia è proprio vicino alla Lidl e quando io e mia mamma andiamo a fare spesa vediamo di quelle code, già 7 anni fa, circa 7 anni fa quasi, quando siamo arrivate qua noi, va bene, siamo venuti con un'agenzia italiana e quindi le pratiche pagando le ha fatte tutte una signora, ci hanno accompagnato, un signore dell'agenzia, poi le pratiche della pensione le ha fatte un'altra signora che si occupava dell'aspetto amministrativo, però siamo stati portati, avevamo il nostro appuntamento, questa persona già conosceva a chi rivolgersi, perciò abbiamo fatto tutto molto velocemente. Adesso c'è da dire che, come al solito, c'è la polemica, ma non affidatevi alle agenzie perché vi spennano vivi, con 12 euro fai da te, fai tutto, sì, però spesso vieni rimbalzato, non sai se la documentazione è quella corretta o manca qualcosa, la polizia ultimamente è diventata
piuttosto un po'... siamo in tanti che tutti i giorni facciamo code, affogliamo, vogliamo documenti e sono un po' spazientiti ultimamente, quindi senza farvi spennare cercate magari, se non siete tanto pratici, di fare come abbiamo fatto noi, abbiamo chiesto aiuto e siamo stati portati dalle persone competenti e infatti abbiamo avuto tutto in regola da subito, sia la documentazione, io ho fatto anche iscrizione all'AIRE, quindi ho diritto alla sanità spagnola, mia mamma, la sua pensione le è arrivata immediatamente senza problemi, ci hanno portato in banca, cambio di conto, insomma, occhio al fai da te. Cioè, io sono la prima a dire che gli italiani qua sull'isola sono dei truffaldini, però se sapete a chi rivolgersi, ci sono anche persone serie che lo fanno per lavoro e non vi spennano vivi, perché a volte col fai da te si rischia di ingabolarsi in situazioni più complicate, ecco. Come si suol dire, a volte chi meno spende più spende, quindi per certe cose mi raccomando sempre rivolgersi a chi sa di quello, cioè, che lo fa per lavoro, ecco ragazzi, per esempio se venite qua e mi dite a me, mi accompagni in polizia a fare il NIE, cioè io ve lo faccio anche a gratis, però non è mica il mio lavoro, io non le so fare queste robe, quindi preferisco dire guarda vai da questa persona, da quell'altra, gli dai tot soldi, te lo fai fare, se vuoi fare per conto tuo fai pure, però io non sono cose di mia competenza, queste sono informazioni che io vivendo qui da tanto tempo ormai conosco, ho verificato, potrebbero essere utili o curiosità da sapere, ecco, semplicemente questo, non è il mio lavoro, io lo faccio così gratuitamente a titolo informativo, è giusto specificare. Allora, per quanto riguarda il discorso del NIE, come vi dicevo, la polizia vi rilascia questo numero di identificazione provvisorio per 3 mesi, poi se volete fermarvi qua e volete la residenza dovete chiedere, fare richiesta per avere il NIE verde, però il NIE verde non è che lo rilasciano così a chiunque, io per esempio ho ancora il foglio bianco, il vecchio DNI che mi hanno dato 7 anni fa, ma perché io non ho un contratto di lavoro, non ho pensione, non ho nulla, non mi interessa, io ho il mio NIE normale, mia mamma invece ha il NIE verde perché è pensionata. Infatti il NIE verde ve lo rilasciano soltanto se avete un contratto di lavoro. Io avevo un contratto di lavoro ma il mio stipendio non superava la cifra richiesta e quindi non me l'hanno dato. Quindi per più di 6 mesi, circa 6 mesi, un anno minimo, e dovete superare, mi sembra, non so se 600.000 euro al mese, ora non so, non vorrei dire cavolate, però dovete avere un contratto fisso, di lavoro fisso per un tot di mesi e superare una certa cifra. Se avete un'attività, ovviamente, se siete pensionati, come nel caso di mia mamma, oppure dovete depositare sul conto corrente bancario spagnolo 6.000 euro e non toccarli per, mi sembra, minimo 6 mesi, e farvi pagarvi un'assicurazione sanitaria. E allora in questo caso vi rilasciano il NIE verde. Non è semplicissimo, quindi è un iter burocratico un pochettino lungo e complicato e non neanche tanto economico, oppure fate come ho fatto io sono iscritta all'AIRE, quindi italiani all'estero, ho diritto alla sanità spagnola, però non ho il NIE verde perché io non sono residente qua, io sono domiciliata qui, sulla mia carta d'identità quando mi è scaduta sono andata 5 anni fa qui al console alla Spalmas, mia mamma invece è dovuta andare a Tenerife perché adesso qua al consolato fa solo passaporti e quindi ha dovuto rinnovare la carta d'identità, è andata al consolato di Tenerife. Io invece quando l'ho rinnovata, per esempio, nonostante io non abbia la residenza qua, ma sono domiciliata qua, sulla mia carta d'identità c'è scritto Ilenia Velia P, il mio cognome, perché ho 2 nomi, non so se ve l'ho mai detto, ma in realtà io ho anche un secondo nome, così, vabbè, chi se ne frega, sì, no, avete ragione, però siccome non mi piace, io non lo dico mai a nessuno, comunque Ilenia Velia e P. punto, che è l'iniziale del mio cognome. E c'è scritto Avenida Tour Operador Cuoni, quindi proprio dove sono domiciliata, io ho la carta d'identità italiana con l'indirizzo spagnolo, invece mia mamma che è lì è verde, lei è proprio residente qua in Spagna, io invece no, ho solo il domicilio, se avete il NIE verde diventate residenti e quindi va bene così. Poi per lavorare invece, per quanto riguarda la documentazione, c'è un iter un pochettino più complesso. Io non ho fatto tutto questo percorso perché vi ho detto, tramite un'amica ho lavorato tutto regolare, ecco, perché avevo un contratto in regola e tutto, ma non superando una certa cifra
hanno dovuto fare tutto questo percorso. Io però, se siete interessati, ve lo leggo lo stesso. Ovviamente devo leggerlo perché non è argomento che mi compete. Comunque bisogna recarsi presso un'officina di stranieri per segnalare la presenza in terra canaria. Poi dice recarsi presso il padrone municipale per l'impadronamento, quindi è una sorta di anagrafe che abbiamo noi in Italia. Richiedere il NIE, e questo l'abbiamo già visto. Richiedere la targhetta della Seguridad Social, che è praticamente come la nostra ASL, come la mutua che abbiamo in Italia. E poi iscriversi all'AIRE entro 90 giorni dal trasferimento. Questo io l'ho fatto, ma indipendentemente dal discorso lavorativo, perché dopo 3 mesi che siete qua, ovviamente la sanità avete diritto a quella europea, non a quella italiana. Poi qui parla che lavoro fare alle Canarie, come trovarlo. Io per quanto riguarda il discorso lavoro ve ne ho già parlato più volte in più vlog, quindi io salterei questa parte e andrei direttamente, anche come trovare lavoro, già ne abbiamo parlato, agli aspetti fiscali. Gli aspetti fiscali per quanto riguarda il discorso pensionati, questo è veramente interessante. Allora, amici e amiche pensionate, state ben attenti, eh? Ora ve lo leggo e poi commento come sempre. Allora, qui dice, per un pensionato vivere le Canarie porta qualche vantaggio, io direi, in termini economici di tassazione. Per poter usufruire della defiscalizzazione della propria pensione, però, è necessario trasferirvi la residenza. Vediamo i passaggi punto per punto. C'è quello che ha fatto mia mamma. NIE verde, non sei più residente cittadina italiana, ma sei residente spagnola. A questo punto puoi richiedere la pensione. Quindi iscriversi all'anagrafe, iscriversi all'AIRE, che è l'anagrafe italiana residenti all'estero, entro 90 giorni. Richiedere il NIE, quello di cui abbiamo già parlato. Però dovete fare molta molta attenzione, perché come io vi ho già anticipato in un vlog precedente, c'è differenza tra le pensioni pubbliche e private, quindi INPS e INPDAP. Allora, è bene aver chiaro che a livello di defiscalizzazione, quindi se volete pagare meno tasse o addirittura se non arrivate a una certa cifra non pagarle, la differenza di trattamento tra chi percepisce una pensione pubblica e chi tra invece una pensione privata, tipo INPS, è la seguente. Allora, pensionati pubblici ex INPDAP, praticamente qui dice, anche in seguito a un trasferimento di residenza alle Canarie, quindi siete pensionati che, non so, ex dipendenti statali, comunali, quello che è, voi prendete la residenza canaria, quindi siete residenti canari, ma loro non gliene frega niente. Voi non avete defiscalizzazione, quindi poco importa se la residenza ce l'avete qui o in Italia, perché la vostra pensione la pagate, verrà tassata per intero, quindi quello che prendete in Italia prenderete qua. Per esempio, percepite, siete un ex poliziotto, in Italia percepite 1500 euro di pensione netta al mese, qui percepirete 1500 euro di pensione netta al mese, uguale. Siete dipendenti, avete una pensione privata tipo INPS, non so, in Italia prendete 1000 euro, non superate i 22.000 euro all'anno, qui non ve li tassano, quindi sono defiscalizzati, avete meno trattenute. Infatti dice, pensionati INPS, si può usufruire della defiscalizzazione, ma si perde il diritto ad assegni familiari, assegni sociali e invalidità civili. Quindi attenzione, mia mamma adesso, per lei è tutto molto più semplice perché non ha nessuno di questi problemi e quindi lei prende la sua pensione defiscalizzata. Però in entrambi i casi, quindi sia che siete ex INPS, ex INPDAP, scusate ma ogni tanto mi impappino, in entrambi i casi si può continuare a usufruire di assicurazione per infortuni sul lavoro, disoccupazione, assistenza per malattie e per maternità. Per richiedere trasferimento della pensione, allora qui dice, per sapere con esattezza come richiedere trasferimento della propria pensione, è consigliato rivolgersi direttamente all'istituto che la eroga. Quindi per esempio mia mamma, INPS, ha fatto lei ha pagato una signora dell'agenzia cui ci siamo rivolti e ha fatto tutto, lei ha computer, documentazioni, patronato, INPS, tutte queste cose qua. Bisogna saperlo fare, non incappate in persone che vengono, ah, ti do io una mano,
aiuto, faccio, disfo, forco, che poi io so di gente che per un sacco di mesi non gli è arrivata la pensione, sbagliavano a fare la documentazione, erano disperati, gli arrivava in Italia, non era defiscalizzato, un macello. Mia mamma sì, ha speso qualcosina, però lei gli è arrivato tutto, con tanto di arretrati, tutto in regola, quindi occhio, così, andare alla spera in Dio, come dico sempre. Rieccomi, no scusate, ma sapete che a voi vi racconto tutto. Praticamente c'è un sacco di vento in questi giorni e anche un po' di calima. E niente, il vento ha chiuso l'imposta, mi sono trovata al buio di colpo, ho dovuto stoppare. Vabbè, comunque torniamo a noi. Stavamo parlando del trasferimento della pensione, quindi bisogna rivolgersi, se siete ex dipendenti statali all'INDAP, privati come mia mamma, all'INPS, o perlomeno mia mamma quando è venuta qua, lei percepiva e percepisce la reversibilità, perché essendo vedova non prendeva ancora la sua pensione, perché lei ha lavorato solo 15 anni con la legge Fornero, purtroppo ha dovuto aspettare i 67 anni. Quindi lei, per prendere la reversibilità, quindi la pensione, il 60% della pensione di mio papà, ha dovuto fare tutto questo iter. Poi adesso, compiuto i 67 anni, hanno fatto l'aggiunta della sua, ma facendo il cumulo ha un sacco di trattenuti, quindi praticamente lo stesso schifo. È come se fossimo in Italia, non defiscalizzano un tubo, perché alla fine fanno i cumuli e che cosa ti tolgono? Un piffero. Vabbè, fa niente. Ma qui abbiamo il clima, capirai, no? Abbiamo il clima. Non ho comment. Torniamo a noi. In linea di massima, una volta ottenuto l'ok per il trasferimento di residenza da parte del nuovo comune, bisogna attendere per legge 183 giorni. Intercorso questo lasso di tempo, il cittadino deve presentare la domanda di esenzione dall'imposta italiana. Quindi, se lo fate, come aveva fatto mia mamma, subito a febbraio, marzo, appena quando ci eravamo trasferite noi, è riuscita entro l'anno solare. Se lo fate dopo luglio, agosto, si passa all'anno successivo. E quindi ve l'ho detto che è una cosa burocratica un po' lunga. Scusate, ma mi si sta richiudendo l'imposta, adesso vado a bloccare. Oh, vabbè ragazzi, io non sono normale, ve l'ho detto che sono un po' fusa. Ho preso un elastico e ho legato la maniglia dell'imposta a quella dello sgabuzzino, così non si muove più. Vabbè, scusate, ma sapete che io faccio così in diretta, insomma siamo tra amici, tanto poi non mi caga nessuno, quindi voglio dire, siamo tra di noi, non ci guarda nessuno. Va bene, tornando a noi, quindi mi raccomando, è un iter burocratico piuttosto lungo, dovete avere pazienza e abbiate fede, speranza e carità, no? Come si suol dire. Come funziona la defiscalizzazione? Allora, una volta presentata l'apposita domanda di esenzione dall'imposta italiana, l'istituto pensionistico, ad esempio l'INPS, invia al nuovo stato di appartenenza, in questo caso invia alle Canarie, la pensione lorda, su cui vengono calcolate le tasse locali, che sono più basse rispetto a quelle italiane. La pensione netta che viene percepita alle Canarie è più alta del 15% circa rispetto a quello che percepite in Italia. Per farvi un esempio, qui dice: se in Italia viene percepita una pensione netta di 1.500 euro mensili, mi raccomando non quelli statali, parliamo di privati, INPS, alle Canarie l'importo sale a 1.700 euro, quindi avete quei 200 euro di differenza che non vi mangiano in tasse, perché c'è questo 15% di tassazione inferiore rispetto all'Italia, semplicemente questo. Tempi per usufruire della defiscalizzazione. Allora, la defiscalizzazione non è immediata, anzi il tutto si regolarizza nell'arco di circa 24 mesi, a seconda dei tempi burocratici. Nel frattempo la pensione subisce una doppia tassazione italiana e spagnola. Quindi ragazzi, il discorso pensioni è così. Ripeto, purtroppo anche qua la burocrazia c'è, va rispettata, perché anche qui ci sono le leggi del posto. E mi raccomando, ricordatevi il discorso di fiscalizzazione: fino entro i 22.000 euro annuali la pensione non è tassata, ma questo discorso vale solo per pensionati INPS, strutture private, perché ex dipendenti comunali, statali, così INDAP, ricordatevi che non avete la defiscalizzazione, quindi quello che prendete in Italia prendete qui alle Canarie. Ecco.
quindi mi raccomando, state attenti, perché questa è una cosa che spesso magari non vi dicono, e quindi se venite qua per risparmiare, avere più pensione pensando di risparmiare, ma siete, non so, un ex poliziotto, un ex insegnante, come la mia amica, lei lavorava per una scuola guida, era istruttrice di scuola guida, niente, quello che percepite in Italia percepite qua. Perciò ecco, fate un attimino attenzione per quanto riguarda il discorso pensioni. Poi una domanda che spesso mi viene fatta è: ma tra tutte le isole Canarie qual è quella più economica? Allora, la meno costosa, per sentito dire, sembrerebbe Fuerteventura, sembrerebbe, tra quelle più grandi, e qui parliamo di Gran Canaria, quelle piccoline lasciatele perdere perché non c'è l'anima viva, non sanità, trasporto, un disastro. Tra Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Allora, Tenerife, io non ci sono mai stata purtroppo, per ora, mi piacerebbe tanto, ma mi hanno detto che c'è delinquenza, mi diceva il mio amico giardiniere che i canari sono molto maleducati, pare che i più maleducati in tutta la Spagna, me lo diceva proprio tempo fa, sono gli abitanti di Tenerife. Io non so se è vero o non vero, anzi se qualcuno vive a Tenerife mi conferma che è vero, perché io quando me l'ha detto sono rimasta, ho detto ma in che senso sono i più maleducati? Sì, sì, sono gli spagnoli più maleducati di tutta Europa, sono i canari di Tenerife. Volevo dire, non è che qui in Canaria siete molto più simpatici, però ho fatto finta di niente, ho detto ah davvero non lo sapevo. Quindi Tenerife più delinquenza, pare che non siamo molto ben visti perché è stata invasa dagli italiani già da secoli, gente che non pagava, applichi di attività, truffe varie, c'è un po' più di delinquenza rispetto a Gran Canaria, insomma c'è più movida, c'è più divertimento nella zona turistica, ci sono città più grandi, la capitale è molto più bella, Santa Cruz rispetto alla Spalmas a mio avviso, però pare che vivere lì non sia proprio più come una volta, ecco. Qui a Gran Canaria a me non è che fa impazzire, però vabbè, il sud è turistico, io abito in una zona molto tranquilla, dicono che per il momento pare che costi un pochettino meno di Tenerife, non lo so, ripeto, io a Tenerife non sono stata, ma per sentito dire gli affitti sembrerebbero un pochettino più bassi, ma poca differenza, quei 50-100 euro al mese, quindi non so quanto ci sia poi da guadagnare. Parlano molto bene di Fuerteventura, però ragazzi, Fuerteventura è un'isola turistica, cioè c'è gente che vive su al nord a Corralejo, che è molto bella, ci sono delle bellissime dune, le spiagge sono meravigliose, sembra di essere ai Caraibi, trovate spiagge caraibiche a Fuerteventura, però è un'isola turistica, è il paradiso dei surfisti, è bellissimo se volete fare una vacanza, ma se volete trasferirvi, andare a vivere, state molto attenti, perché la sanità è una sorta di, non so, un po' un punto di domanda, non hanno, per certe visite, certi interventi, certi macchinari, così quelli di Fuerteventura devono venire qua a Gran Canaria. Quindi io e mia mamma avevamo una mezza intenzione qualche anno fa di fare un sopralluogo a Fuerteventura, perché mia mamma adora queste spiagge bianche, così, sabbia bianca, stile molto Caraibi, un po' Sardegna, no? Però il discorso sanitario, se hai bisogno di cose un po' importanti, tipo io che sono stata operata, che devo fare gastroscopie, risonanze, così, nell'ospedalino di Corralejo non fanno queste cose, devi comunque venire qua e fare conto su Gran Canaria, Las Palmas, quindi non so quanto ne possa valer la pena, soprattutto se si ha una certa età, si hanno certe patologie. Quindi io per viverci, se siete pensionati, così, no, io a Fuerteventura ci andrei per fare una bella vacanza, per starci anche qualche mese, per fare l'inverno. Calcolate che è molto molto ventilata, quindi non deve darvi fastidio il vento, altrimenti no, sconsigliatissima. Se cercate un posto molto molto caldo anche d'inverno, senza vento, dovete andare a Mogán, che è sud-ovest di Gran Canaria, quindi lasciate perdere Fuerteventura. Per quanto riguarda invece i casi in affitto, in vendita, a Fuerteventura, a larga temporada, quindi a lungo termine, io non lo so. Non lo so perché appunto non mi sono mai interessata, proprio perché più un'isola turistica più per vacanza che per viverci, ecco, soprattutto se avete certi problemi, insomma, è meglio stare su un'isola tipo Tenerife, dove c'è la capitale Santa Cruz, che è una città molto grande, c'è tutto, oppure qui dove sono io, Maspalomas,
che 60 km sono su alla Spalmas, la capitale. Per esempio, una signora che conosco io, 6 anni fa, le abitavamo proprio, abitava nel complesso dove io sono rimasta il primo mese che sono venuta qua. Sono stata provvisoria in un complesso qua vicino. Lei, poverina, l'avevamo conosciuta già quando eravamo qua in vacanza e poco tempo dopo che ero venuta a vivere qui le è venuto un infarto e anche bello forte. L'hanno portata subito d'urgenza all'ospedale qui, quello piccolino che abbiamo noi a San Rocchi a Maspalomas. Loro l'hanno caricata in ambulanza, via, vum! In mezz'ora erano sulla Spalmas, all'insulare, l'hanno trattata benissimo, si è trovata molto bene, perché qui è vero che sono 60 km, però questa è tutta autostrada. Praticamente c'è un'unica autostrada che qui chiamano autopista che gira l'isola, soprattutto collega il sud dell'isola Maspalomas con il nord della Spalmas, quindi a parte che c'è lì il soccorso e poi abbiamo ospedali anche qua al sud, c'è la clinica Rocca e il San Roque, sono piccolini ma fanno lo stesso gli interventi. Se volete qualche intervento più specifico andate sulla Spalmas. Io per esempio con l'assicurazione privata, quando sono stata operata alla schiena, siccome il mio neurochirurgo operava sulla Spalmas, io privatamente sono andata nella sua clinica, mi sono fatta operare là. Però sono interventi che fanno tranquillamente anche qua al sud. Per esempio la mia traumatologa opera qua al sud, non fa questo tipo di interventi ma operano tranquillamente, anzi ho sentito che sono anche molto bravi, perché il mio fisioterapista mi ha detto che un suo paziente è stato operato proprio qui a San Roque a Melonera e si è trovato benissimo. Quindi insomma non è che siamo sperduti. E poi ripeto, autostrada, parti, questa signora mi hanno proprio salvato la vita, perché in mezz'ora ero su all'insulare all'ospedale e l'hanno tirata fuori proprio più che bene. Quindi insomma vedete bene che è importante anche non sottovalutare questo aspetto. Se avete una certa età o siete giovani come me, che ho 43 anni ma ho patologie pregresse, state dove c'è una città grande con l'ospedale e tutto quanto. Ecco, Fuerteventura, Lanzarote, no, fateci le vacanze, state qualche mese, ma per viverci io ve lo sconsiglio. Ecco. Poi insomma, se avete una salute di ferro, siete giovani, volete andare un po' così all'avventura, perché no? Provateci, poi sarete voi a raccontarmi un po' com'è la situazione lì. Che altro dirvi ragazzi? Per quanto riguarda il discorso documentazione, burocrazia, pensione, io spero si sia capito qualcosa, perché ripeto, non è di mia competenza, però io in questi anni che vivo qua, visto che ci sono passata in prima persona con mia mamma, ho visto, mi sono informata e quant'altro, spero di essere stata chiara. Se non avete capito qualcosa qui nei commenti chiedetemi, io vi rispiego tranquillamente. Ecco, ci sarebbero tante altre cose da dire, per esempio mi piacerebbe, non so, parlare anche un attimino ancora un po' meglio del discorso clima, infrastrutture, trasporti, un po' la geografia, il territorio che mi è stato chiesto in un precedente commento. E anche magari consigliarvi qualche posticino carino da andare a vedere se venite qua in vacanza, ecco, quindi non parlare soltanto per chi ha intenzione di trasferirsi, anche se venite qua in vacanza magari consigliarvi qualche posto che andate su internet, vi fanno vedere le solite 4 spiagge e poi ci sono dei posticini molto carini che conosce soltanto chi vive qua ovviamente. Quindi se c'è qualcos'altro che vi interessa, che volete sapere, scrivetemelo nei commenti, ma noi continueremo il nostro appuntamento dove appunto vi parlerò ancora un pochettino della vita qui, ecco, di quello che succede qua in questo periodo, in quest'isola sperduta nell'Oceano Atlantico. E voi dite, che tu che ci fai lì? Sì ragazzi, fosse per me io andrei a vivere a Nassau, alle Bahamas, però i sogni sono desideri. E vabbè, no comment. Niente ragazzi, se anche questo piccolo appuntamento nella nostra rubrica canale vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, continuate a seguirmi, io vi aspetto per un prossimo vlog. Un bacione, ciao!